Luca Doria Ranzani e sono qui un po' per raccontare un po' chi sono e un po' da dove arrivo. Allora, io sono nato in orfanotrofio nel 92, adottato, però poi di questo parleremo in altri video perché è una storia un po' lunga. E sono qui per dirvi un po' come ho iniziato. Ho iniziato un po' nel 2009 registrando qualche pezzo con l'MP3 che dovrei avere qui da qualche parte, e in questi pezzi mi piaceva raccontare tanto un po' l'esperienza, insomma era un periodo un po' così della mia vita, mi piaceva raccontare un po' com'ero, quello che ero e quello che succedeva, era un po' un modo di sfogare le mie tensioni un po', perché ero sempre un po' visto come l'escluso, un po' quello sempre da parte. Infatti mi ricordo che alle superiori, no, alle medie, mi ero detto adesso dopo dovrò diventare un grande in modo che tutti mi guarderanno con occhi diversi. E quello un po' in cui all'alba di 24 anni, avendo un lavoro, avendo la solidità comunque di avere una ragazza, degli amici validi vicino, è quello che però ambisco ancora. Il sogno da ragazzino che avevo 14 anni è quello che ho ancora adesso. Ed è ironico tutto questo. Però per dimostrare al mondo che io sono diverso. E far vedere comunque a volte di non seguire gli schemi che ti sono imposti e fare quello che vuoi, secondo me a volte è la cosa più bella. Se prima eri visto con occhi diversi per una tua diversità, ora ti vedono con occhi diversi per una tua qualità. E questo è tutto per oggi. Poi noi ci vediamo nella prossima puntata. Niente, Luca Dorian, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.